L'app eStore è dedicata ai rivenditori di materiale edile. Perché? App Store è stata creata pensando ad uno strumento specifico che sino a qui non esisteva per attivare attività sul web da parte delle rivendite di materiali edili. L'App Store è stata pensata per i rivenditori di materiali edili per massimizzare l'efficienza nell'invio degli ordini. Sono solitamente delle operazioni che vengono fatte di persona, quindi grazie all'app si riducono notevolmente i tempi di attesa per ricevere il materiale ordinato. In che cosa si distingue da altre generiche piattaforme di e-commerce? eStore, rispetto alle generiche piattaforme di e-commerce sino qui viste, si distingue fondamentalmente per garantire alle rivendite la riservatezza dei dati sensibili. Si distingue dal fatto che non prevede alcuna commissione sulle vendite effettuate e soprattutto è finalizzata a poter sviluppare commercialmente il presidio del territorio di vocazione della rivendita stessa. Rispetto a un e-commerce, che è l'interfaccia a cui oggi gli utenti sono comunemente abituati a vedere, è molto più intuitiva ed è molto più semplice. Si può utilizzare solo su smartphone oppure anche da tablet e computer? L'App Store, dal momento che vuole ottenere la massima diffusione, assolutamente passa attraverso i device oggi conosciuti. Può essere utilizzata la versione mobile per tablet e smartphone iOS, quindi Apple o Android. Interfacciandosi con un portale specifico anche da PC. Va sottolineato che nella versione mobile l'app può essere utilizzata anche offline, quindi anche in assenza di connessione. Come si installa? Anche l'aspetto dell'installazione è stato enormemente semplificato e mantiene il legame tra la rivendita e il proprio cliente. L'App Store è scaricabile da un link che può essere inserito all'interno del sito della rivendita. Una volta scaricato sarà poi la rivendita che dà i propri accessi ai clienti, quindi username e password, per potersi sia registrare che accedere all'app in maniera totalmente personalizzata rispetto appunto alle necessità della propria rivendita. Non occorre acquistare nulla sui soliti siti store. Che cosa offre l'app? App Store vuole perseguire fondamentalmente tre obiettivi strategici. Uno, consentire alla rivendita di sviluppare il presidio del proprio territorio, del territorio che gli compete, e non sprecare energie per andare là dove comunque non avrebbe interessi di tipo commerciale. Due, avere uno strumento che gli permetta di colloquiare in modo personalizzato, colloquiare e dialogare con i propri clienti e potenziali clienti in tempo reale, inviando promozioni, inviando comunicazioni, inviando messaggi di varia natura. 3. Rinfrescare quello che è la strategia di co-marketing con i propri fornitori, utilizzando uno strumento che sicuramente permetterà di proporre nuove iniziative. L'App Store è suddivisa in quattro sezioni principali, che sono il catalogo, che è la vetrina dei prodotti, gli ordini, con lo storico ordini piuttosto che riassortimento ordini, il mio account, dove l'utente trova tutti i suoi dati, e il login per accedere all'app con username e password. Ricordiamo che l'app è personalizzata per la singola rivendita e può essere modulare per quanto riguarda la parte gestionale, quindi per quelle che sono le singole esigenze delle aziende. Può essere utilizzata per rafforzarsi sul territorio di azione della rivendita? Come? App Store, lo ripetiamo, è finalizzata proprio allo sviluppo del presidio del territorio di vocazione della rivendita. Il come è subito spiegato. La app viene consegnata dalla rivendita al cliente o al potenziale cliente che interessa la rivendita stessa. E la stessa rivendita dà le credenziali per l'accesso. Da quel momento in poi ho instaurato un rapporto assolutamente personalizzato, pur passando attraverso il grande strumento che è il web. Quindi allo stesso tempo si registrano nuovi clienti e viene dato un servizio migliore a quelli che sono i clienti già fidelizzati della rivendita. Quali sono gli effetti sull'organizzazione interna della rivendita? L'App Store ha in sé anche vantaggi di tipo gestionale. Uno è la grande velocizzazione della gestione degli ordini, della filiera degli ordini, dall'acquisizione fino alla preparazione stessa. E questo, visto che viene automatizzato, fa sì che vengano assolutamente eliminati anche tutti gli errori di processo. E l'App Store è pensata per essere totalmente integrabile a quello che è il gestionale aziendale,
dove il cliente può vedere tutti i dati, quindi le novità piuttosto che le news, gli ultimi arrivi. Inoltre l'invio degli ordini viene fatto in maniera automatica, quella che è l'ERP aziendale. Di conseguenza vengono notevolmente azzerati i tempi di consegna. L'ultimo plus di quest'app è il fatto che la rivendita non perde più tempo a comunicare con il cliente, perché tutte le informazioni di cui il cliente ha bisogno sono già inserite all'interno dell'app. Per una rivendita, dotarsi dell'app eStore comporta considerevoli investimenti? Tutti i vantaggi che vengono portati dall'app eStore, però, piacevole sorpresa, comportano un investimento assolutamente esiguo rispetto a quello che è il valore di questo strumento. I costi dell'app eStore sono veramente, veramente contenuti rispetto ai plus che offre, e sul mercato non esistono app simili, è un'app totalmente esclusiva. Se un rivenditore è interessato ad utilizzare l'app, che cosa deve fare? A chi si deve rivolgere? Se volete l'app Store, dovete rivolgervi a Virginia Gambino Editore. Per ottenere l'app basta semplicemente rivolgersi a Virginia Gambino Editore. Il sito è www.utradeweb.com oppure inviare una mail a info@vgambinoeditore.it.